Ciao followers, come va? Oggi ho deciso di parlarvi di un personaggio femminile che ha modificato e ha cambiato le sorti dell'assetto di Firenze. Vedremo come mai. Una donna, non una diretta Medici, ma colei che ha sposato uno dei personaggi più importanti di questa famiglia fiorentina. Vi vorrei parlare di Eleonora da Toledo. Eleonora da Toledo era una giovane donna che si trova a sposare il famoso Cosimo I dei Medici, il Granduca di Toscana. Lei si trovava alla corte di Napoli quando Cosimo la vede, se ne innamora e la chiede in sposa. Pensate, lei era la secondogenita, in realtà Cosimo avrebbe dovuto sposare la prima, la primogenita femmina, ma Cosimo di lei si innamorò della seconda, così chiese al padre di Eleonora di poterla avere in moglie. Beh, figuriamoci se si poteva dire di no al Granduca di Toscana, impossibile. E quindi Cosimo sposò Eleonora. Fu un amore fortissimo il loro e ebbero 11 figli, fra cui il famoso Francesco I dei Medici, il principe dello Studiolo, il famoso Ferdinando che conquistò il porto di Livorno. E questi Eleonora e Cosimo in Firenze che cosa fecero? Beh, loro furono i primi che si trasferirono, per esempio, nel 1540 all'interno di Palazzo Vecchio. Quindi sono loro due che cambiano la residenza dei Medici, che si trasferiscono da Palazzo Medici, ora Riccardo, in Via Larga, l'attuale Via Cavour, fino dentro Palazzo Vecchio. Sono loro due che commissionano al Vasari gli Uffizi ed è per Eleonora che Cosimo acquista quello che oggi noi chiamiamo Giardino di Boboli e il palazzo davanti ad esso, il Palazzo dei Pitti. Ed è per lui che chiamò il Tribolo e alcuni fra i migliori architetti paesaggisti, diremo noi oggi, per allestire questo spettacolare giardino che lui volle fortemente per la sua innamorata Eleonora, che all'interno di Palazzo Vecchio era un po' triste perché il giardino in Palazzo Vecchio in effetti non c'era. Fu per lei e per la loro sicurezza che Cosimo chiese a Vasari anche di edificare il famoso corridoio, il corridoio vasariano, e che collegava, pensate, proprio dalla camera da letto della duchessa fino al giardino di Boboli, il Palazzo Vecchio al Palazzo Nuovo. Ecco perché noi oggi chiamiamo Palazzo Vecchio, dal momento in cui i Medici, e in particolare Cosimo per Eleonora, comprarono il Palazzo Nuovo, ovvero il palazzo della famiglia Pitti, faranno sempre riferimento a quello in città come il Palazzo Vecchio, il vecchio palazzo. E quindi questo personaggio, ve la mostro, è lei. Nel suo famosissimo ritratto degli Uffizi, con il suo abito, impressionante, bellissimo. Qualcuno dice che questo sia il ritratto sì di Eleonora, ma soprattutto del suo abito, perché ha un abito impressionante, bellissimo. Quando potremo tornare agli Uffizi ve lo farò vedere da vicino. È fatto tutto di broccati, di seta, di perle, tutte diverse una dall'altra. E poi c'è un gioiello meraviglioso che è una nappa che lei tiene qui fra le mani. Vi invito ad andare a vedere su Google una foto del dettaglio, che è un gioiello che lei amava moltissimo e che disegnò per lei e realizzò per lei Benvenuto Cellini. Questa nappa che lei ha qui fra le mani, bellissima. Lei qui è ritratta insieme a suo figlio Giovanni, uno degli 11. Purtroppo loro due moriranno insieme, a pochi giorni di distanza l'uno dall'altra, perché, incredibile ma vero, Eleonora morirà di malaria. Morirà di malaria in una delle ville Medice, ne avevano una nei pressi della Maremma che ancora non era stata modificata, bonificata, e quindi ecco come finì questa gloriosa donna, questa gloriosa figura femminile che ha un po' cambiato per l'amore che Cosimo provava per lei l'assetto di Firenze, della nostra bellissima città. Quindi grazie Eleonora, se non altro almeno per il meraviglioso giardino di Boboli che per te oggi è diventato anche un pochino nostro, e quindi questo personaggio veramente affascinante. Followers, ci vediamo al prossimo video. Un bacio, ciao!